I consigli per resistere al caldo, ci si può aiutare anche a tavola, come ha spiegato la dietologa Flavia Correale, intervistata da Carlo De Cesare. La colonnina di mercurio sale e il caldo si fa sempre più insopportabile, anche per la forte concentrazione di umidità nell'aria che rallenta la traspirazione della pelle. Ciascun individuo reagisce in maniera diversa ai rialzi di temperatura, tuttavia per non incorrere in spiacevoli contraccolpi è bene attenersi a semplici regole generali, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Evitare grandi abbuffate perché d'estate i poteri digestivi dell'organismo sono fortemente ridotti, evitare bibite troppo gassate, troppo fredde o particolarmente ricche di zuccheri, mangiare proteine ad alto potere biologico come il pesce, i legumi che sono proteine vegetali, le uova e un paio di volte a settimana anche la carne rossa per il ferro e gli amminoacidi essenziali e la frutta e la verdura. Tra le categorie più esposte agli effetti del caldo, soprattutto in città, vi sono, oltre a chi soffre di particolari patologie, bambini e anziani. Entrambi non riescono a regolarsi, i bambini sono troppo piccoli per idratarsi adeguatamente e quindi dargli una corretta quantità di sali minerali, negli anziani invece controllare l'alimentazione perché tendono più a non mangiare che a mangiare. Al fisiologico calo d'appetito per il caldo si contrappone il protagonista assoluto dell'alimentazione estiva, il gelato. Non è un peccato di gola, ma l'elemento più nutritivo che si possa immaginare, non particolarmente calorico, contiene dal 35 al 70% di acqua, che ovviamente non si vede perché è sotto forma di freddo, di ghiaccio, quindi è anche fortemente reidratante.